conoscete tutti, per questo che è l'ultimo lunch seminar di prima dell'estate, almeno siamo poi a settembre, ci fai l'onore di chiudere, quindi conoscete tutti Marco, uno dei fondatori del dipartimento, che ha avuto una lunga visione su tutta l'evoluzione della didattica dagli inizi dei tempi, e oggi vi racconterà una sua vista su questa evoluzione. E altro, le altro è la parte più interessante, giusto? Grazie. Grazie a voi. Ma io volevo concentrare questo dibattito, questa condivisione. A me piacerebbe molto che ci si confrontasse, che non fosse una lezione di scatola, no? Perché io credo che su questo tema nessuno ha la verità. E sostanzialmente vorrei andare a fare anche alcune valutazioni di carattere storico, come il Politecnico si è mosso negli anni verso una sorta di utilizzo di strumenti informatici all'interno della didattica stessa. Non solo le video lezioni, ecco, anche se quelle sono, come dire, in un certo senso l'elemento che più colpisce, che più rappresenta, che ci rende in Italia e in Europa e forse nel mondo il soggetto di maggior spicco. Però in effetti secondo me il ragionamento va fatto a tutto tondo. E poi vorrei citare, se mi rimane il tempo, alcune esperienze che abbiamo fatto e fare alcune conclusioni che non sono solo sulle nuove tecnologie applicate alla didattica, ma sulla didattica in senso stesso, nel senso che io credo fondamentalmente che sia giunto il tempo di ripensare in termini profondi le modalità con cui noi eroghiamo la didattica. Questo a livello di Ateneo, ecco, no? È chiaro che questa non è una scelta tecnologica, le tecnologie sono fattori abilitanti, ma le scelte sono fondamentalmente scelte di tipo strategico e politico. No, io non credo che in questo momento sia utilizzando le tecnologie che si fa politica. Si fa politica adoperando anche delle leve che sono necessarie. Allora, parto da questa. Questa qui è l'evoluzione dei sistemi per la didattica, per fare un po' di cronistoria, anche perché così mi ricordo di quando sono vecchio. Allora, il primo vagito dell'uso dei calcolatori per la didattica è stato nel 1975, con un IBM e con un accordo con l'allora da poco nato CSI, e faceva l'iscrizione, quindi non aveva niente di didattica intesa come lezione, era una gestione amministrativa. Nel 1990 io ho preso una decisione, allora ero diventato da poco vice rettore, ho preso una decisione politica, che è quella di, molto criticata a quel tempo, quella di abbandonare il CSI e di andare sul mercato. E perché mi sembrava che la soluzione che ci veniva offerta era una soluzione a caratteri che veramente lasciava il tempo. E soprattutto io volevo in qualche maniera incominciare a fare qualche cosa di un po' più significativo. Per me era decentrale, l'idea era decentrale, infatti non so se vi ricordate i Boxer Service, no? Che, allora era l'idea fondamentale che tu non dovevi più andare allo sportello, il concetto di fondo era lo studente non deve più andare allo sportello, deve andare in qualunque posto, e da qualunque posto può accedere. Fece un accordo con la Digital, che dopo 20 anni è morta, sinceramente, e poi di lì è nato il sistema che ancora adesso è in piedi.
Dopodiché, preso da una follia, nel 1988 incominciammo con Meo a fare le prime registrazioni online, perché allora era nato il Consorzio Nettuno, che chi è non è più particolarmente giovane si ricorda, che è stata, come dire, l'esperienza europea parallela all'Open University, in cui si trasmetteva su canali televisivi Rai 1, Rai 2, Rai 3 di notte de dei corsi ed erano orientati, allora c'erano i diplomi. Quell'iniziativa molto criticata in ambito accademico, soprattutto dai grandi Soloni, che ritenevano che la lezione ex cattedra fosse l'unica modalità per riuscire a trasmettere il sapere. Dopodiché ebbe un significativo successo, no? Tant'è vero che addirittura poi io e Meo fummo contattati dalla stampa e, se ben ti ricordi, producemmo una serie di lezioni di informatica su, allora era un videocassetta, se ben mi ricordo, su videocassetta. Però il concetto di fondo è che già allora ci fu pugliava per la testa l'idea che rompere il rapporto spazio-tempo nell'erogazione della didattica fosse sostanzialmente un vantaggio. Che fosse un vantaggio in primis per delle classi di studenti, che sono gli studenti disabili, gli studenti laboratori, ma che poi si estendeva a tutti. Nel 1992 costituì il primo centro di produzione TV e multimediale, non ricordo più neanche come si chiamava. Certo, credo che è venuto dopo. E a quel punto abbiamo incominciato a produrre significativamente corsi, sia interni sia esterni. Devo dire con grandissima diffidenza da parte di tutta l'allora, no, allora forse c'era una sola facoltà o tre, non mi ricordo più, comunque di tutte le facoltà. Dopodiché, l'altro elemento di storia che mi sembra significativo è il 2001. Nel 2001 si decise di fare il portale della didattica, perché l'idea fondamentale è che oramai era nell'animo delle persone, volenti o non volenti, ma soprattutto era una fortissima richiesta degli studenti, quella di avere materiale a disposizione. Ricordatevi che nel 2001 sono 17 anni fa, signore, il mondo in 17 anni è cambiato in modo radicale. L'esigenza degli studenti, allora, l'esigenza dei docenti, allora c'erano ancora le trasparenze. Si facevano, io andavo negli Stati Uniti a fare le conferenze con le trasparenze, ecco. C'erano i primi vagiti di slide, PowerPoint era, come dire, una raffinatezza. La scelta fu una scelta politica. Io mi ricordo bene con Zic, decidemmo che ci doveva essere un portale obbligatorio per tutti e che tutti i docenti dovevano mettere materiale. Chi non lo metteva veniva penalizzato. Se andate a vedere, c'era una penalizzazione perché non faceva quello, decisa dal Senato, dal Consiglio dell'amministrazione. Il portale poi è evoluto nel 2008. Finalmente la grande battaglia fu vinta, per cui le video lezioni sono diventate istituzionali, con anche meccanismi premiali, come voi sapete, che non so se ancora adesso ci sono o non ci sono, credo di sì. Nel 2016 è nato la app del Poli, che permette, adesso poi vi faccio vedere la statistica, tenete presente che quasi il 50% adesso della navigazione degli studenti è fatta mediante app. E infine ho citato questo perché io credo che sia una scommessa che l'Ateneo deve giocare, nel senso che alla fine dello scorso anno
sono andato in consiglio d'amministrazione e mi sono fatto dare 600.000 euro per costruire un centro di Ateneo sulla realtà virtuale e sulla realtà aumentata, che non serve soltanto alla didattica, ma che secondo me, non per il nostro ambito, perché devo dire, ma se voi cominciate a pensare agli ambiti civili, agli ambiti industriali, agli ambiti dell'architettura, lì secondo me la realtà virtuale, la realtà aumentata sarà la chiave che permetterà di fare un salto significativo nella didattica. Cioè, qui puoi far vedere come brucia una galleria senza bruciarti le ditine. No. Questo qui è un po' di storia. Qui sotto, guardate solo gli ultimi, questo è un portale della didattica. Al giorno d'oggi noi abbiamo 500.000 file di materiale didattico, abbiamo 1 milione di login mensile, abbiamo 10 milioni di download da uno dall'anno. Quindi stiamo parlando di numeri che denotano un utilizzo massiccio e massivo. Video lezioni. Fatemi andare subito. Allora, le considerazioni generali le preferisco fare dopo, nel senso che preferisco raccontare i fatti e poi trarne delle conclusioni. Lezioni. Sostanzialmente noi registriamo ogni anno circa 80 insegnamenti. Ultimamente un po' meno, c'è scritto lì per quale ragione, perché il problema oggi delle video lezioni registrate non è l'aspetto tecnico informatico, ma è l'aspetto delle aule, cioè nel senso che le aule, scusate, mi sono dimenticato di spegnere il telefonino, come la legge di Murphy ampiamente dimostra. Il vero problema oggi a utilizzare in modo più massiccio video lezioni deriva sostanzialmente dal fatto che le aule non sono attrezzate e l'utilizzo personale fatto a persona a un livello di qualità, questo qui abbiamo fatto una verifica, non particolarmente gradevole o accettabile da parte degli studenti. Cioè, qui c'è un aspetto, guardate. Tutto il materiale che si mette, non solo le video lezioni, per essere accettabile e fruibile a livello studentesco deve essere di buona qualità, perché tu ti confronti con YouTube o tu confronti con quello che succede sul web, quindi prodotti di buona qualità. Se tu fai dei prodotti di scarsa qualità vengono automaticamente respinti. Io ho fatto una verifica statistica su 100 studenti prendendo 2 video e 2 file di slide, uno fatto bene, uno fatto al cazzo, scusate il termine, che trattavano gli stessi argomenti, quindi lo stesso contenuto semantico, c'è stata una reaction pazzesca su quello fatto con qualità bassa. Quindi questo qui è un mio sentire profondo. Per fare dei sistemi che sono utili devono anche essere di qualità buona. Il che vuol dire che ci devono essere o una capacità personale o devono esserci delle strutture organizzate a gestire queste cose. Perché il livello di comunicazione che noi abbiamo nel mondo del web è un livello di comunicazione di qualità. Abbiamo in questo momento 3 corsi di primo livello, tutti video registrati, uno magistrale che è il nostro, altri insegnamenti, sono 3.000 lezioni video registrate per anno, 10.000 lezioni, 2 milioni di accessi alle video lezioni all'anno. Quindi stiamo anche parlando qui di numeri significativi. 2 milioni sono tanti, Cioè, tanto per farvi un esempio, io sul mio corso di informatica ho 100.000 download all'anno. 100.000 sono tanti, ragazzi.
ma non è che io sia, cito il mio per privacy, perché non voglio andare a citare quelli degli altri. L'elemento che secondo me è molto apprezzato dagli studenti è che esiste un unico format, per cui quel format là che è stato inventato da qualcuno dal centro TV, in cui c'è una slide lì, una faccina là, l'audio lì, eccetera eccetera, tenendo presente che quello, come sapete bene, è quel sistema multicanale, per cui potete scalarlo o solo facendo vedere le slide o solo facendo vedere l'audio a secondo del device che avete. Però o i sistemi sono ingegnerizzati a questo punto o veramente non servono. Cioè, in giro per l'Italia, io intanto vengo chiamato a rappresentare questo nostro sistema politecnico, tutti hanno dei numeri estremamente bassi, estremamente di non gradimento, ma perché secondo me non c'è la cultura ingegneristica che un prodotto di massa deve essere un prodotto ingegnerizzato, ben fatto, ben governato, continuativo, che non ha buchi, che non si incrica, eccetera eccetera. Vabbè, queste sono una statistica. Certo che a partire dal novembre a marzo del 17 le punte sono essenzialmente dovute agli appelli. Vi faccio due considerazioni che mi sembrano importanti dal punto di vista dei costi. Allora, i costi operativi, non sto parlando dei costi di apparecchiature, che però sono una tanto e sono ammortizzabili dal punto di vista del bilancio, quindi non penso. Sono circa 15 euro per ora di registrazione, il che vuol dire che sono assolutamente compatibili con i costi dell'Ateneo. Questo Ateneo ha fatturato di 350 milioni di euro ed è seduto su un gruzzolo che è talmente grosso che si siede molto bene, no? Perché la verità è questa: noi siamo un Ateneo tra i più ricchi in Italia, pro capite siamo il più ricco, per chi non lo sapesse. 15 euro l'ora, quei 15 euro l'ora sono essenzialmente per circa la metà costi che noi paghiamo agli studenti che vengono a fare assistenza durante le lezioni. Io credo molto nel coinvolgimento degli studenti, credo molto che l'università debba facilitare il lavoro degli studenti, perché si crea la comunità, perché è un modo per legare gli studenti, perché è un modo per permettere ai più deboli di guadagnare qualcosa all'interno di un consesso senza andare a fare il barista. Allora io credo che sia più utile che lo studente vada dietro una videocamera e segua la lezione di Marco Mezzalama che non vada a fare il venditore di pizza o il portatore di futuro. Questi qui sono dei dati che potete analizzare. Io adesso non voglio rubarvi troppo tempo perché vorrei poi parlare. In questo momento gli insegnamenti a disposizione degli studenti sono il 13% degli insegnamenti globali. Questo qui è il dato che mi sembra più significativo. Cioè, attrezzare un'aula per le video lezioni, intesa come la cattedra attrezzata e quella roba lì, costa circa 10.000. Tenete presente che non è che lo fate per le video lezioni, lo fate per una didattica multimediale, nel senso che se volete una cattedra in cui voi andate lì col vostro PC che abbia i proiettori per proiettare, quello lì è il costo. Quindi attrezzare un'aula costa quello.
Vabbè, questo è lo schema del processo di produzione, non voglio entrare in dettagli tecnologici perché mi preme fare considerazioni di carattere più generale. Il meccanismo che è stato messo in piedi è un meccanismo sostanzialmente automatico, cioè qui c'è un mixing dei flussi che vengono dal PC, dall'audio e dal video, vengono miscelati automaticamente. A questo punto c'è un meccanismo di taglio dell'inizio delle video lezioni, queste qui vengono portate in produzione e quindi sostanzialmente l'intervento umano è assolutamente marginale, se non dire inesistente. Vi porto un po' di dati. Allora, ho preso i riferimenti del primo anno, perché il primo anno rispetto agli altri anni, poi porto i dati anche del nostro corso di informatica. Il primo anno ha una caratteristica che a mio parere è interessante, è che non tutti i corsi vengono registrati, ma viene registrato un corso tra i 20, e quindi vuol dire che non sono solo gli studenti che seguono il corso del proprio docente, ma anche gli studenti che vanno a vedere il corso di un altro docente. Come vedete, è stato, fatemi dire cose che sono intuitive a leggere lì, nel senso che l'11% non segue nessun corso, il 37% lì può, attenzione, la statistica è che accede anche a una sola lezione, quindi qualcuno ha provato anche solo una volta, che vuol dire che effettivamente sono sufficientemente utilizzate. Ho portato un dato che guardava il primo anno di insegnamento di informatica, in cui il numero che non lo vede è il 60%. Queste statistiche dicono che la fetta più grossa la vede il 25% del corso. Il che vuol dire, come vedremo dopo, che sostanzialmente, visto che questa non è una didattica a distanza vera, ma un'integrazione, uno va a seguire quelle lezioni che non ha capito. Discorso che è molto diverso sui corsi della magistrale. Io adesso qui non ho, perché sui corsi della magistrale invece c'è un certo numero significativo, come voi sapete, di studenti lavoratori nei nostri corsi, i quali invece, mentre per il primo anno queste sono integrazioni delle lezioni, per gli anni invece della magistrale, per alcuni sono invece sostitutivi complessivamente delle lezioni. Ecco, questo uno dice, ma quanto è efficace sta roba qua? Allora, cerchiamo di correlare questa cosa con il successo negli esami. Quello lì è la percentuale di successo negli esami, questa qui è chi non ha visto nessuna lezione, chi ne ha vista il 25%, il 25% al 50% e così via. Come vedete, come si vedrà anche dopo, sostanzialmente i migliori sono quelli che vedono le video lezioni e le vedono in modo popolare. Cioè c'è un correlato molto preciso anche col voto, se voi andate a vedere il voto, questo qui è il voto, la correlazione col voto, cioè chi ha il voto più alto è quello che ha guardato un po' di video lezioni, e da questo si capisce che le video lezioni sono materiale integrativo sostanzialmente e non sostitutivo. Poi c'è chi non capisce niente e continua a vederle. Vabbè, questo qui è l'andamento. Questo qui è l'andamento del primo anno del. Però. Un altro dato che invece è abbastanza significativo perché mi permette di mettere in risalto un elemento
io traggo spunto da queste video lezioni, ma questo vale per tutto il materiale multimediale, cioè è un discorso che vale per il materiale multimediale. Questi qui sono i corsi del primo anno e sono i download delle video lezioni. Allora, vorrei mettere in luce essenzialmente due fatti. Il primo fatto è questo. Analisi, col passare del tempo, è sempre meno vista. Questo fenomeno ha l'interrogazione, perché poi uno prende queste statistiche e dice, ma perché? Poi allora uno va a chiedere. Il vero problema è che il corso più vecchio, registrato più vecchio di tutti i corsi è quello di matematica, di analisi, del professor Boyer. In cui sostanzialmente cita cose, non fatti, no? Non fatti di matematica, dice quest'anno il toro ha battuto la Juve. Per cui c'è un disconoscimento da parte degli studenti di quello che è lezioni che sono registrate nel lontano passato, perché non si riconoscono, cioè ik en nunc, no? Vale anche per queste cose, per cui al di là del fatto che uno cambi contenuto e quindi cambiando contenuto deve cambiare materiale, vale il fatto che i nostri allievi sono fortemente polarizzati a quello che succede in questo momento. E quindi questo è uno degli elementi che fa riflettere nel fatto che non si possono proporre corsi che sono stati registrati 10 anni fa, anche a contenuto costante, a meno che l'attore non sia particolarmente brillante. Vabbè, questo mette solo in luce che i picchi sono in corrispondenza degli esami. Questo invece riguarda il nostro corso e voi avete 3 barrette, una barretta blu che sono gli accessi medi, il numero di video lezioni scaricate, il verde sono il numero di video lezioni scaricate da quelli che hanno passato l'esame e il rosso sono quelle delle lezioni scaricate che non hanno superato l'esame. Ok? Tranne pochissimi casi, vedete, ne prendo uno a caso, un terzo, che c'è un correlato tutt'altro che marginale tra chi segue le video lezioni, scarica le video lezioni e la probabilità di successo all'esame. Poi ci sono alcune anomalie che sono legate alle corse. Allora, mi permetto dopo questo di fare 2 o 3 considerazioni a partire dal fondo. Tutte queste affermazioni sono affermazioni che sono state verificate tramite interlocuzione o scritte o orali con gli studenti. Il primo, le video lezioni hanno migliorato sostanzialmente la qualità di comunicazione della classe. Perché? Ovviamente se tu sai di essere ripreso, la slide la fai meglio. Quindi, al di là di tutto, questa esperienza ha migliorato la qualità. Ha migliorato la qualità comunicativa. Sono percepite essenzialmente come strumento che permettono di superare il vincolo spazio-temporale, quindi non necessariamente sono obbligato a venire sempre a lezione.
ma soprattutto sono molto apprezzate per il fatto che permettono di avere una sorta di ripresa di quanto detto in modo personale. Cioè, le video lezioni sono una forma blanda di didattica personalizzata. Oggi si parla molto di medicina personalizzata, perché se io voglio leggere, se io vado in aula e parlo sulla Scanef per un quarto d'ora, tutti la beccano per un quarto d'ora. Chi non la capisce può non solo vederla una volta, ma può vederla 10 volte. Quindi c'è un meccanismo di gestione individuale della didattica che nella lezione tradizionale ex cathedra non esiste. Quindi è estremamente utile andare verso una formazione che è una formazione personalizzata sulle esigenze dell'individuo, cosa che non succede nella didattica in aula tradizionale. Ecco, io sono anche attento a questa categoria, che è sicuramente, grazie a Dio, è minoritaria, ma per i quali un afflato etico ci vuole. E per questi signori, effettivamente, i supporti di questo tipo, non solo le video lezioni, ma le slide in rete, gli esercizi in rete, eccetera, eccetera, sono estremamente utili. Allora, in questi giorni è uscito questo articolo, di cui qui avete, che sostanzialmente conclude dicendo: le video lezioni rendono i ragazzi più stupidi, non li fanno andare in aula e abbassano i voti. Allora, innanzitutto dobbiamo tenere presente che qui stiamo parlando di contesti molto diversi dal Politecnico. Però questo dibattito effettivamente esiste, cioè sul valore delle video lezioni c'è in questo momento una discussione. Io personalmente ritengo che sia stato un grande valore e che gli strumenti di supporto alla didattica tradizionale che permettano di mettere gli allievi in condizioni di fruire attraverso delle dinamiche personali sono strumenti fondamentali per migliorare la didattica. Vi cito questo, anche se personalmente ho letto quell'articolo più volte, mi sembrano dei tiri. Alcune altre considerazioni. Questo non riguarda solo le video lezioni, incomincio a parlare un po' di altre cose, prendendo spunto. Innanzitutto io sono abbastanza convinto che si debba andare verso la didattica personalizzata. E lo dico perché la varianza che io noto al primo anno e al primo anno della magistrale è molto maggiore, la varianza della capacità cognitiva delle persone si è fortemente ampliata. Mentre prima il valor medio era significativo, adesso secondo me il valor medio non dice più niente. Adesso non dice più niente, una formazione forte. Ma la varianza è molto alta, per cui bisogna in qualche maniera recuperare degli strumenti didattici, e questi non perché, cioè non è che chi sa meno è più tonto, attenzione. Chissà meno è perché ha avuto un percorso formativo più debole. Allora io trovo che sia inaccettabile andare a penalizzare la gente sulla base di una storia passata che noi non abbiamo governato. Ma questo è un mio sentire. Voi sapete che io sono contrarissimo all'esame di accesso, al primo anno. Io credo che a tutti vada dato una chance. Però, vabbè.
Allora, credo che al di là delle video lezioni, non le video lezioni, la didattica, soprattutto al primo anno e al primo anno della magistrale, debba tenere presente che noi dobbiamo tener conto di una disparità di, come dire, di valore nei nostri allievi, che non è un valore intrinseco, ma un valore indotto da percorsi passati. E quindi non possiamo selezionare solo sui percorsi, perché altrimenti rischieremmo di fare delle operazioni che, dal mio parere, sono eticamente inaccettabili e forse non sono neanche giuste dal punto di vista di scegliere i migliori. Spazi di aggregazione virtuale. I nostri ragazzi, ma anch'io, oramai gli amici ce li ho su Facebook. Allora non è pensabile che a questa gente non si dia degli spazi di lavoro che sono consoni con gli strumenti di comunicazione attuali. Cioè, pensare che questi nel 2025 vengano ancora in aula in 400, secondo me è pura follia. E quindi bisogna che la didattica incominci a pensare degli strumenti comunicativi che sono adatti alle nuove generazioni. Poi ci può piacere o non ci può piacere, possiamo... però è così. E io non ritengo che questi strumenti sono strumenti che per certi versi hanno tanti valori positivi. Questo vuol dire, per esempio, che oltre agli spazi di aggregazione del Politecnico, sapete che sì, io non sono un teorizzatore e in parte l'ho fatto, meno aule, più spazi per gli studenti, quello è il mio mantra da sempre, perché io credo che la gente debba venire a vivere nel Politecnico, non debba venire a sentire Marco Mezzalama, debba venire a vivere. E poi viene anche a sentire Marco Mezzalama o a sentire De Martin o a sentire De Martini, questo può essere un altro discorso, questo qui che vibra. Ma mettiamolo su un posto. Ok? Allora bisogna, secondo me, andare nell'ottica di costruire non solo degli spazi di aggregazione fisica, ma degli spazi di aggregazione virtuale. E questi qui devono essere governati. Beh, io sullo spontaneismo, esattamente come non è pensabile pensare che spontaneamente tu, la gente si aggreghi se non gli dai delle sedie, se non gli dai un posto, se non gli dai un bel posto, se non gli dai un bar vicino, ecco. Così, la stessa cosa deve valere sugli spazi virtuali. E quindi qualche riflessione va fatta in questo senso. Finisco tra 5 minuti. Questa è una semplice statistica per dire come è cresciuto l'app. Da quando abbiamo messo l'app, la gente... Ecco, qui la tolgo. Vi volevo portare soltanto, cito solo due esperienze che secondo me sono significative. Un'esperienza è quella di comunicare in tempo reale con gli allievi. Allora, è stata creata una non saprei come dire, che permette sostanzialmente di interagire in tempo reale con l'aula, e interagendo in tempo reale con l'aula di sottomettere una serie di domande, di ottenere delle risposte su dei temi, in modo quindi avere il polso istantaneo dell'aula. Questo è uno strumento che potrebbe essere utile. Un'altra esperienza che è stata fatta nel corso di database è sui laboratori, è quella di permettere al, visto che i corsi di laboratorio, i laboratori sono ricchi di studenti anche troppo, va bene, è stata fatta un'applicazione che permette sostanzialmente al docente di vedere
attraverso una simbologia a colori, una serie, l'evoluzione degli esercizi che vengono svolti dai singoli studenti, in modo tale che sostanzialmente tu anche qui tieni il polso. Quindi gli studenti si identificano, si sottomettono 5-6 esercizi, tu vedi qua, il primo gruppetto se ne ha fatto uno, quindi ha, e vedi esattamente attraverso i colori, ovviamente capite che la semantica non è difficile da capire, nel senso che il rosso sono quelli imbranati, il verde sono quelli un po' più svegli, e questo è un altro strumento. Ne cito questi due per dire che c'è una pletora di strumenti che in qualche maniera potrebbero essere utili e che sono stati fatti. Ho già detto sulla realtà virtuale, tra l'altro questo centro di Ateneo che è stato costituito ha una sua implementazione anche nel Dipartimento, però io vorrei fare due o tre considerazioni conclusive, perché è tempo di finire. La prima è che io ho la sensazione che noi, soprattutto noi tecnologi, molte volte siamo innamorati dello strumento e quindi tendiamo ad automatizzare, pensiamo di essere fighi, un processo consolidato, cioè un processo vecchio. Allora l'innovazione non si fa adoperando uno strumento nuovo, l'innovazione si fa cambiando i processi. Ok? Questo credo che sia chiaro, dovrebbe essere chiaro a tutti. Allora tutto quello che abbiamo detto prima è, nel mio sentire, l'automazione di processi che sono processi consolidati, che sono legati a un modello baricentrato sulle lezioni ex cattedra. Perché il nostro modello è ancora un modello, poi ci sono le video lezioni, ci sono le app, eccetera, eccetera. Il nostro modello didattico è un modello in cui la lezione è baricentrica a tutto il corso. Allora io credo che si debba ragionare, non dico che quello sia sbagliato, io credo che si debba ragionare cercando di superare o di vedere se è superabile quel tipo di modello. Cioè io non penso che sia ragionevole mettere 400 ragazzi in un'aula per 3 ore a sentire Marco Mezzalama che gli racconta, non lo so, la Printf. Credo che sia un esercizio di tortura, più che un esercizio di trasferimento di sapere. Ma perché? Perché è sbagliato il modello, perché quel modello va bene se voi avete 30 allievi e se li conoscete tutti o se ne avete 20, però quel modello non funziona. E voi mi dite, ma le video lezioni aiutano a migliorare un processo vecchio. Allora io credo che sia fondamentale, e tocca a voi sostanzialmente, perché io tra 4 mesi vado in pensione, ma voi che avete la didattica per almeno 10 anni, non mettervi nell'ottica di pensare che quello sia l'unico possibile modello. E per fare questo bisogna avere il coraggio di fare scelte politiche drastiche. Per cambiare i processi ci vogliono scelte politiche. La tecnologia può aiutare, ma ci vogliono scelte politiche. Allora io credo che sia, di queste cose ne parla molto con Guido Sarato, credo che sia fondamentale che noi incominciamo a ragionare su un modello didattico che è un modello completamente diverso e forse anche più efficiente. Chiudo facendo 2 considerazioni. Allora, io sono assolutamente convinto che noi sbagliamo da 2 punti di vista. Il primo punto di vista è che noi non facciamo didattica di gruppo, intesi come
esercitazioni di gruppo. Noi siamo fortemente baricentrati su una didattica monodirezionale, qualcuno parla e qualcuno fa. Abbiamo pochi laboratori, poco assistiti, molto verticali, poco didattica interconnessa. Da questo punto di vista, per esempio, io sono convinto che gli atelier di architettura siano infinitamente più efficienti ed efficaci. Guardate, io ho avuto un incontro pochi giorni, no, poche settimane fa, con i vertici dell'Unione Industriale, della sezione CD dell'Unione Industriale, che criticava in modo anche non troppo soporifero i nostri corsi, i nostri laureati di ingegneria informatica, parlo chiaro, ma tra le altre cose diceva che tutti i nostri ingegneri sono inadatti a lavorare in gruppo. Tant'è vero che loro dice: io al limite prendo, preferisco prendere un architetto che sa questo e poi riverbriciarlo. Allora, o noi abbiamo cosa? Vabbè, adesso sono un po' così. Io credo che sia fortemente necessario recuperare questa didattica interdisciplinare, che è una didattica che porta al problem solving. Noi abbiamo una cultura che è troppo verticale. Poi non si può fare, va bene. Io credo che però il problema dobbiamo porcelo. Noi abbiamo una didattica che è fortemente limitata da questo punto di vista. L'altro elemento è questo. Io chiamo manualità intelligente il saper fare, l'ingegnere deve toccare le cose, costruire qualche cosa. Quindi nel mio immaginifico il Politecnico dovrebbe essere un grande Fab Lab, lo dico in modo provocatorio, perché secondo me se noi non recuperiamo questa manualità intelligente continueremo a sfornare della gente la cui obsolescenza tecnologica durerà, sarà sempre più accelerata. Allora questo è, secondo me, sono gli spunti che vorrei lasciare a voi con un'ultima considerazione. Qui ho affrontato due temi proprio nel breve. Io credo che il tema di decidere la finalità, il ruolo e il contenuto del primo corso di informatica sia fondamentale. È 10 anni che ne parliamo, 10 anni che viviamo a metà di un guado. A me personalmente a questo punto non me ne frega nemmeno, però io credo che se continuiamo ad andare avanti così, il corso di informatica verrà morito. Così com'è, non ho dubbi. Questo è il pensiero di Guido Sacco. Tanto per essere chiaro. Ma perché noi vorrei capire che corso vogliamo fare? Perché io non capisco se oggi vogliamo fare un corso di coding, un corso di PPS o un corso di trasformazione e cultura digitale, che sono 3 cose diverse. Io ho la netta sensazione che noi facciamo a tutti gli ingegneri un corso di coding di C, che è il linguaggio peggiore che si può insegnare. Allora, si può andare a decidere quale fare, cambiare il linguaggio, però porsi il tema di qual è il ruolo di quel corso, io credo che sia fondamentale per la sopravvivenza del corso stesso. Io sono anche convinto che dobbiamo andare a rivisitare un po' la laurea in informatica. Questa laurea che va bene, è stata però progettata 10 o 15 anni fa, ecco, forse i tempi sono cambiati e alcune rivisitazioni siano necessarie. Vi porto questo dato che loro sanno, lo citavo già prima, io ho avuto questo incontro con Saracco, con i vertici dell'Unione Industriale, in cui hanno detto che sostanzialmente i nostri laureati in informatica non sono particolarmente, come dire, efficienti su quelle che sono le tematiche clou
di questo momento. Io credo che non sia così rilevante tenere presente queste critiche, però certamente andare a fare una riflessione su un corso che è stato progettato 15 anni fa con una dinamica tecnologica e una dinamica del sapere e una dinamica dell'innovazione così rilevante non sia soltanto un'opzione, ma sia una necessità. Grazie. Domande. Cosa pensi di MOOC? Cosa penso? Cosa pensi di MOOC? Ma allora, fammi... Ti faccio parlare 400 volte. Sei registrato. Ma... scusa, allora non dovevo dire certe parole. Allora, bisogna innanzitutto distinguere cosa sono. Nell'accezione che va per la maggiore, i MOOC sono dei frammenti che durano al massimo 10-12 minuti su una tematica ben precisa. Pensare che quelli sostituiscano, come dire, o costruiscano un sapere articolato e organico, secondo me è una puttana. Lo dico molto registrato. Cioè, io non credo che si possa formare una persona dandogli pillole scorrelate di informazioni. Scorrelate? Eh? Ogni scorrelate. Perché cosa diverso è se si pensa alla formazione professionale. Alla formazione professionale, nella formazione professionale probabilmente per essere non formati, ma informati, possono essere utili. Se tu oggi vuoi sapere qualcosa di blockchain, senza capirne niente per la verità, e prendi un mucchino che trovi su internet in 17 minuti, io ho guardato uno, durava 16 minuti, hai una vaga idea di cosa, poi alla fin fine non sai fare, però come dire, un po' di lessico lo impari, forse un po' di sintassi, ma la semantica no. Quindi io sono radicalmente contrario all'utilizzo dei MOOC nella formazione accademica di tipo formativo, come dovrebbe secondo me essere. Ci sono anche MOOConi. Ci sono anche MOOConi. Allora, se tu pensi ad un MOOCone come a qualche cosa che è una tematica di un'ora su un argomento che poi per la verità è correlato in senso logico con altri argomenti, allora i bufaloni mi vanno bene. Ma questo è il mio pensiero, eh. Se ci sono già delle analisi dei dati, ad esempio su chi ha introdotto invece l'approccio alla Flipped Classroom, quindi l'insegnamento capovolto, eccetera, se ci sono già delle statistiche, quindi sui tassi di successo, eccetera. Allora, la risposta è no, no perché non la so, no, no perché non ci sono, non la so. Non ho un'idea ben solida, se devo essere, sono molto onesto, potrei parlare un quarto d'ora dicendo ma non ho un'idea ben solida. Nel senso che certamente credo che un ripensamento sul modello che è del 1200, perché ricordiamoci che il modello che noi abbiamo dell'università, il modello pedagogico, non l'università, è sostanzialmente del 1200. Stiamo ragionando di un modello in cui qualcuno andava per chiara fama, in generale, generalmente, a raccontare ad un uditorio alcune cose. Dopodiché quell'uditorio era piccolo, per cui si facevano quelli che noi chiamiamo laboratori, si portava il cadavere lì sopra e gli studenti, adesso gli studenti di medicina, i cadaveri li vedono in realtà virtuale. In realtà virtuale.
Però d'altra parte anche le operazioni, adesso al cuore si fanno con un robot, quindi è meglio che impari ad operare il robot che non ad operare il bisturi. Quindi, però anche la flipped, come dire, è secondo me uno sforzo che io considero positivo come sforzo, non come risultato, per cercare di capire, per cercare di superare un modello che probabilmente per tutte le condizioni al contorno che abbiamo non è più adeguato non ai numeri, ma al trasferimento del sapere. Perché il nostro obiettivo fondamentale è trasferire il sapere. Quando dico trasferire il sapere, io dico sempre non trasferire il sapere tecnologico, perché noi abbiamo anche, io credo, la responsabilità di formare prima degli uomini e poi degli ingegneri. Che peraltro era l'obiettivo fondamentale delle universitas, no? Che prima formavano uomini, la parità di genere deve stare attenti, che non medici o ma persone che in qualche maniera, difatti io sono estremamente convinto che un corso di informatica, non a noi, al nostro settore, ma gli altri settori, dovrebbe essere un corso di informatica che aiuta a leggere il fenomeno, gli impatti sociali, economici, etici dell'informatica. Perché, bene o male, noi abbiamo una tecnologia che sta cambiando il mondo e saremo un po' responsabili ad oggi. E non si può dire io sono un tecnico, perché non vale. Marco, raccolgo la tua provocazione, anzi le due provocazioni. Una è, diciamo, quella più semplice dal punto di vista dialettico, è quella di ripensare il modello pedagogico. Tu fai riferimento al 1200 per quello, però c'è anche da considerare il modello organizzativo, e questo magari per questo richiamiamo la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, modello fordista. Perché in effetti, se guardo al Politecnico, l'organizzazione che noi abbiamo quotidianamente è quello tipico del modello fordista. Allora abbiamo almeno due condizioni al contorno che sono critiche. Uno, perché il modello pedagogico non è coerente, sentivo prima Francesca che citava la flipped class, e dall'altra parte abbiamo anche la certezza, per quello che viviamo nella quotidianità del nostro agire, sull'inadeguatezza dell'organizzazione, perché per attuare un flipped class piuttosto che un approccio proprio in posing e solving con condivisione di soft skill tra gli allievi, tra i culpati per affrontare un problema, evidentemente devi considerare l'aspetto degli spazi, dell'organizzazione degli spazi, l'aspetto dell'interazione del tuo insegnamento, se così lo dobbiamo chiamare, con gli altri insegnamenti e così via. Quindi la mia domanda, pur consapevole di quella che è l'opportunità che questo cambio di scenario rappresenta, la mia domanda è come riusciamo a trasformare quelli che sono due modelli consolidati nel tempo, radicati nelle abitudini quotidiane di ciascun docente, rispetto a quelli che invece sono sicuramente fatti emergenti e non, in qualche modo, non ostacolabili con quello che abbiamo oggi a disposizione. Ma tu poni un problema complicato, nel senso che non si fanno le nozze con i fichi secchi. Però io sono anche convinto che se non si butta il cuore oltre l'ostacolo non si combinerà mai niente. Io credo, la mia esperienza di vita qui dentro, ma anche fuori, mi ha sempre detto che se tu credi in una cosa, forse la riesci a raggiungere. Se non la riesci a raggiungere, il fatto di averci creduto è comunque importante. Ma al di là delle considerazioni personali, io credo che ci deve essere la consapevolezza
che il Politecnico è a un nodo di svolta, no? Ma l'università, noi siamo facilitati perché siamo più piccoli, più omogenei e più facilmente governabili, visto che ho avuto quell'esperienza, nel senso che il vero baco delle università italiane è la statale di Torino, che c'è 80.000 studenti che vanno da lettere a ingegneria, no, scusate, a filosofia, a medicina. Allora noi siamo in una dimensione, in una entità culturale che può effettivamente ancora permettersi su questi numeri di cambiare. Per fare questo ci vuole prima di tutto la consapevolezza. Se non hai la consapevolezza dei problemi, i problemi non lo risolvi. Se non fai il problem posing, il problema non lo risolvi. E io credo che in questo momento debba essere stimolata la presa di coscienza, ma non sul fatto che quel corso ci vuole ingegneria del software 2 piuttosto che cosa, ci vuole qualcuno che pensi in modo strategico a delle possibili diverse formulazioni della didattica. E poi ci vuole la capacità politica. Però torno a dire, noi siamo in un ateneo che se c'è la capacità politica o se si crea la capacità politica, gli strumenti ci sono, perché non voglio ricordare ulteriormente che noi siamo un ateneo ricco e stiamo parlando di marginalità, perché una video lezione, signori, per fare delle banalità, costa 15 ore. Se facciamo 60 ore di video lezione, 15 per 60, non stiamo facendo dei miliardi, neanche dei milioni. Stiamo per raccontare una cosa che secondo me non ha migliorato un po', ma paradigma costante. Quindi io credo che si debba veramente, e questo è il tempo, di avere uno scatto di orgoglio nei confronti di un ateneo che a mio parere deve cambiare. Poi se rimane così rimarremo sempre per i primi, per te. Poi a me non me ne frega niente. Non so se avevo tempo, Roberto Candiotto, prima vi denuncio che sono infiltrato, è un bufero ovviamente. Seconda cosa, perché insegno organizzazione in un'altra università. Siccome il tema che Marco ha lanciato, sono stato invitato da vostri colleghi, è troppo interessante, lo frequento da molto tempo, fra l'altro ho fatto un po' l'esperienza di didattica, di metodologia didattica in economia aziendale, eccetera, ho evidentemente lanciato il cuore oltre l'ostacolo in un'università che non riconosce neanche le ore di formazione a distanza. Quindi non è che mi premi, non è che io faccio il caso, così se può interessare lo condivido. Organizzazione aziendale, 250 studenti, basta, quelle lezioni fatali, basta. Cioè, dicevo stamattina, Roberto Cagliotto, io vado a raccontare 5 meccanismi di Winsberg, il coordinamento, dato che capisci. C'è Winsberg in rete che dice 5 meccanismi miei di coordinamento, perché li vado a raccontare? Vado a raccontare Kaplan e Norton che spiegano la balance scorecard, magari un tema voi noto, insomma, strategia, come si organizza. C'è Kaplan che dice, Kaplan e Norton, io. Dico, allora qui bisogna cambiare tutto. Che cosa ho fatto? Non bene, perché non ho supporto, non ho avuto tempo, ma l'ho fatto, la parte che io chiamo istituzionale della mia disciplina, l'ESCA, cioè quelli che devono stare ad ascoltare, e poi si chiama partecipata perché qualcuno alza la mano, ma se poi non è partecipata, è partecipata. Quello lì, il video lezione. Io in aula faccio solo più la discussione di casi concreti rispetto a quello che abbiamo raccontato o che ho detto, andate a cercarvi cosa ha detto Minster, e poi ti faccio il caso su Minster. Ti faccio il caso come ha organizzato il Politecnico, io faccio come è fatta, come organizzata la mia università, come è organizzato il dipartimento, come è organizzato Comau, come presento il caso, e lì
rifacciamo questa discussione. Che cosa mi consente? Che divido quella classe in gruppi più piccoli. Non ho la forza, sono da solo. Divido in gruppi più piccoli. Ne discutiamo, loro in rete immediatamente. Non devo lasciare il device a casa, il device è obbligatorio. Cioè, non che io dico non usate il device. Il device è obbligatorio, subito dopo rispondono alle domande del caso, col device. Mi invento quello che diceva Marco e quindi io sono totalmente d'accordo, buttiamo l'accordo tra lo Stato, scusate se io non so le vostre discipline, vi racconto la mia, ma mi piace. Puoi sempre venire qui. Io sono pronto, nel senso che mi diverto solo. Tu dici fra 4 mesi vado in pensione, io spero che non mi mandi mai nessuno a calcio nel sedere via, perché mi diverto come matto. Questa mattina abbiamo condiviso idee di didattica con i vostri colleghi. È troppo divertente. No, ma il fatto che io vado in pensione vuol dire che sparisco. Ma lo so, io ho beccato più volte in giro. Quindi, no, voglio dire che è smodus in rebus, cioè c'è la parte istituzionale che va in direzione, che può essere relativamente sempre la solita, c'è la parte che cambia tutti i giorni, c'è la parte di interpretare, c'è la parte di professori, cioè nel mio corso, vi dico anche le opere, totale che sono 60 ore mi pare, sì, riesco a fare tutte queste cose, cioè buttando via l'ex cattedra, cioè buttandola via che se la vendono quando vogliono loro, riesco a farli partecipare tutti e io vi dico i nomi dei miei studenti, nel senso che io in gruppi so chi è il leader, a rotazione ruotano e riesco a scovare un po' di più i talenti, perché non ci riuscivo più con la tesi che si era ridotta, non so a dirvi cos'era la triennale, abbiamo tempo a condividere le pene, ma con la tesi che si ridotta, io non avrò neanche più i miei 10 amici o colleghi che mi dicevano mi dai un tuo studente, e invece li riscopro. Un'altra cosa che faccio, riporto in Silicon Valley un po' di progetti, un po' di cose nuove da lavorare, sulle quali lavorare insieme. Questo, scusatemi se sono intervenuto, ma perché andava esattamente su quello che dicevi, e sono d'accordissimo che dovrò migliorare nella registrazione perché non avevo supporto a sufficienza, quindi mi sono fatto con OBS Antonio qua, è colpa di Antonio che io vengo a sparare, è sempre colpa della tecnologia. Se vengo a sparare piazzate qua è colpa di Antonio e noi su quello che facciamo insieme, che è il master di management del software libero, nonostante ci siano dei vostri colleghi bricconi che non hanno fatto lezioni a distanza, noi facciamo lezioni a distanza. Marco, sei venuto all'ultima edizione quando abbiamo presentato il progetto, ti invitiamo al 14 di settembre perché la seconda edizione avrà tutti i progetti presentati, potrei dire che il 40% in distanza. Scusate, sono a disposizione per chiacchierare di qualsiasi cosa sulla didattica, sono troppo appassionato. Grazie. Giusto 2 provocazioni. Provocazione fatta nel microfono. Io anche sono infiltrata perché mi sono laureata recentemente e mi sto occupando di engineering education, che in Italia non esiste, però nel mondo esiste, anzi è ampiamente studiato. E il mio maestro. Una cosa di cui mi sto accorgendo, e i dati vanno in supporto, ma penso che voi che avete il feedback dal primo livello, in particolare dei primi anni, lo sappiate molto meglio di me, che sono l'ultima arrivata. Abbiamo i nuovi studenti che arrivano con 0 metodologia di metacognizione, cioè non hanno una consapevolezza non solo del processo cognitivo, ma proprio di un metodo di apprendimento. Per cui ci troviamo nel primo anno a dover insegnare un metodo. In questo le video lezioni sono cruciali, perché laddove io in aula non riesco a stare al passo, posso andare a casa a recuperare. Ma mi pongo 2 domande, perché forse non dobbiamo, andando a rivedere il modello, oltre ad andare a fare una didattica personalizzata, prima si diceva andare a sopperire quelle che sono le mancanze, ma spesso sono propriamente mancanze metacognitive. Cioè, per cui mi chiedo come la tecnologia potrebbe supportare questa carenza, e qui arriva la provocazione, non è che forse le video lezioni tamponano questa carenza metacognitiva senza dargli una risoluzione, per cui mandiamo poi dopo alla magistrale, dopo nel mondo del lavoro, gente che non ha preso un metodo, ma
ma semplicemente poi va alla caccia dell'informazione senza aver strutturato il processo. Questa è la prima provocazione. Seconda provocazione è dobbiamo rivedere l'intero processo. Evidente, già solo il fatto che in Italia non sia presente la figura dell'engineer educator è cruciale, perché vuol dire che non abbiamo nessuno che ha competenze sia del campo che pedagogiche. Per cui vuol dire che o ci basiamo puramente sulle scelte cognitive, non adatte a un campo ingegneristico, oppure ci basiamo sulle scelte ingegneristiche, che non sempre vanno a favore della pedagogia. Se andiamo a prendere degli altri contesti, appunto, troviamo la differenza di formazione italiana. No? Alla luce di questo, appunto, è fondamentale fare un pensiero sulla metodologia, che può essere active learning, flipped learning, poi ci sono tutte le varie tematiche, no? A questo punto mi dico, ha senso che in questo momento di forte cambiamento io inizi a ripianificare le mie aule andando a investire quei 10.000 euro, andando a fare delle azioni mirate, se non sono ancora certo che per il mio nuovo meccanismo la tecnologia più efficace sia quella? Perché per esempio la Silicon Valley, citata prima, fino a qualche anno fa sosteneva che a distanza si lavorasse molto meglio di qualsiasi cosa. Negli ultimi studi invece si è notato che il fatto di avere la vicinanza, cioè che un'azienda attraversata la strada incontri il competitor piuttosto che un possibile stakeholder, fa vedere come è fondamentale che il luogo fisico sia lo stesso. Per cui di nuovo è una rivoluzione. Quindi la seconda provocazione è, ha senso adesso investire su questo? Non era forse meglio investire 10 anni fa? Non rischiamo di fare un investimento che poi dobbiamo ricambiare? Non so bene se mi ricordo tutto quello di interessante che hai detto. Parto dall'ultimo perché i miei neuroni mi permettono di ricordare quello. Allora, innanzitutto quei 10.000 sono 10.000 che sono stati investiti molti anni fa. Okay. Adesso non sono più investiti perché in effetti c'è una sorta di valutazione corretta, a mio parere, anche dal punto di vista architettonico, urbanistico, locale, di cosa deve essere un'università. C'è però da dire che i processi non possono essere fermati perché l'orologio del tempo va avanti. E quindi nessuno di noi ha la bacchetta magica di dire tac, perché costruire un'aula, costruire quelle tre aule nuove, ci abbiamo impiegato 4 anni. Allora il problema però è, secondo me, quello di riuscire, la capacità di chi governa i processi complessi, permettimi di dire così, è quello di avere un obiettivo e di renderlo compatibile con i tempi. Quindi io non credo che si debba improvvisamente rivoltare tutto. Bisogna però, come dicevo, studiare quello che deve essere il Politecnico 2030. Allora, ponendo adesso le basi, 2025, adesso è lo stesso, adesso tutti dicono 2030, diciamo 2030. Però, secondo me, è fondamentale avere adesso quel tipo di visione. Io personalmente sono assolutamente convinto di quello che tu dicevi, lo sostengo da anni e l'ho fatto qui dentro, in questo ateneo, no? L'ho fatto nel senso che io credo che la comunità fisica sia un fattore fondamentale di crescita e di valore. E quindi io non vorrei mai che avessimo un paradigma in cui fosse un politecnico fatto di aule disperse per la città, come la Sapienza di Roma, in cui uno va in un'aula, poi ci impiega mezz'ora su un mezzo pubblico che non arriva e va in un'altra. Io credo fortemente nella visione del campus, ho sempre creduto nella visione del campus metropolitano, tant'è vero che le battaglie che feci nel 1900, perché voi sapete nel 1990 volevamo trasferirci laggiù all'Envy Park, io con Rodolfo Zic con grande fatica, perché io credo che la gente debba vivere dentro la città, ma così come deve vivere dentro la città, deve vivere dentro il Politecnico, e quindi deve avere una interlocuzione fisica.
E questo vuol dire progettare il Politecnico in un certo modo. Sulla prima considerazione, non so se ti ho risposto, la prima considerazione, perché non mi ricordavo più quello, sulla prima considerazione, sono d'accordo con te, nel senso che bisogna incominciare ad avere dentro alle università, soprattutto tecniche, una dimensione di capacità di interpretazione sociale e psicologica del fenomeno educativo. Detto questo, voglio dire, bisogna che, visto che non abbiamo la bacchetta magica, bisogna che, secondo me, tutti noi ce ne facciamo un po' tutti un po' carico. Parafrasando, qual è l'obiettivo che ci dobbiamo porre? Quello della Corea del Sud, della Corea del Sud che produce studenti bravissimi, cioè qual è il nostro obiettivo? Io ti posso dire quello che io vorrei che sia l'obiettivo, però volevo ancora rispondere a lei, perché quando parlava della carenza metodologica, io sono assolutamente convinto di questo, ne ho una percezione diretta al primo anno. Dobbiamo farcene carico, ma dobbiamo anche mettere in atto un processo politico per cui questa tematica venga affrontata dalle scuole precedenti a noi. Cioè, noi non possiamo completamente essere supplente di carenze della filiera formativa totale, perché altrimenti fra un po' andiamo a insegnare l'abecedario. Allora, noi non possiamo, ma per fare questo ci vuole un'azione politica, signore. Ci vuole la capacità di incidere. Dopodiché io sono convinto che in questo momento quello che tu citi, la mancanza di metodologia, sia una delle carenze maggiori che noi abbiamo e che secondo me al primo anno i nostri corsi dovrebbero cercare di supplire. Dopodiché voglio sapere cosa vorrei io di università. No, appunto, mi chiedo se abbiamo noi il compito di formare le persone, di dargli una metodologia, di formare i tecnici capaci di competere, soprattutto ora che zero problema, ecco, sta industria 4.0, il robot vorrà sempre gente più specializzata, no? Il livello cui la gente arriva è sempre... Io ti dico quello che ho detto 15 giorni fa in tavola rotonda all'Unione Industriale, facendo un po' di subbuglio nella platea. Io non credo che noi abbiamo bisogno di gente più specializzata. Abbiamo bisogno di gente più abile a gestire i cambiamenti, che è diverso. Cioè che poi, che vuol dire anche una formazione diversa. Che vuol dire anche una formazione questo, diversa. Questo ad alto livello. Eh? Questo ad alto livello, poi invece. E poi invece cosa? Poi invece. Invece cioè, cominciamo. Invece quella gente lì che era al fondo del... Poi gente lì, vuol dire, andranno qualche altra parte. Non voglio mica risolvere i problemi del mondo, però credo che un'identità e un ruolo, tu chiedi il ruolo e l'identità di un'università, secondo me il tema è giusto, forse io ci credo formalmente in una mia cosa, sono convinto di quello. Dimmi. Ho dimenticato ancora una cosa, su questo qualcuno dice ci vogliono più filosofi. No, questa è ormai una banalità. L'altra è, con il rispetto per tutti quelli che sono intervenuti, che si capisce perfettamente che metodologia della didattica è stata frequentata da tutti voi, per buona parte dei nostri, dico nostri, docenti, nel momento che ci si chieda come si insegna, oltre che cosa si insegna. Perché, ripeto, ho sentito da sole le parole che siete tutti preparati voi, ma in altri ambiti il professore è un ottimo ricercatore, a volte, altre volte un pessimo docente, voglio dire, cioè non è interessato a questo. Quindi il primo passaggio per giungere a quello che dici tu, cioè la modalità online, eccetera, eccetera, è quello anche di rendersi conto di quali sono gli obiettivi del sapere essere, del sapere fare. Ormai abbiamo articolato molto bene, secondo Dubino, Bologna, eccetera, gli obiettivi, e secondo me concentrandosi su quelli si capisce anche meglio la metodologia. L'altro aspetto era solo per dire che quello mi ero dimenticato nell'intervento precedente,
dico il loro risultato superiore a 27. Anche la verifica quella noiosa, quali sono i 5 meccanismi di Lindbergh, allora io rispondo sui verifici. Come risolvi il problema del cattivo coordinamento tra la segreteria di didattica e il docente, quello l'hai risolto in aula e hai fatto una relazione e io mi sono messo lì a correggere, va bene? Però sono arrivati lì? Che è il mio sogno è, l'ho detto sempre, scusa vi chiudo, tutti i libretti quanti al giorno, io segno 30, andate a casa e adesso si ferma con voglia di farlo. Questo era il mio sogno. E con la distanza learning ci sto. Bene, ora di chiudere, grazie Marco, hai aperto le nostre menti, per i giorni, i mesi, e anni. Grazie ragazzi del Nexo per il supporto e noi cominciamo a sottolineare.